relazione del professore che mi si libera. Io sono onorata di essere qua. Di solito sono dall'altra parte. Oggi per me è un appuntamento molto importante, anche perché al di là della mia persona, io sono qua a rappresentare tutti i disabili, secondo me. Mi prendo la presunzione di dire questo. I disabili non sono un costo, non sono un problema, i disabili sono una risorsa. Infatti il titolo che hanno messo è bellissimo. Chi non mi conosce, devo fare un breve accenno della mia vita, ma non perché voglio essere più importante degli altri che sono venuti prima di me, ma perché dovete comunque conoscere la mia storia personale. Io sono affetta da sindrome di Usher di tipo 2. Per chi non sapesse cos'è, in parole povere, la linea del filo d'oro. Sono nata con una ipoacusia bilaterale, che all'età di 3 anni i miei genitori si sono accorti che avevo dei problemi con il dito. Ho messo le protesi e sono quindi, ho 55 anni, sono 50 anni che porto le protesi. Questo mi ha permesso, grazie sicuramente a una famiglia attenta a delle persone, parliamo degli anni 60, dove non si sapeva cos'era la sindrome di Usher. È stato poi scoperto più avanti che era affetta da sindrome di Usher, mi ha permesso di condurre una vita tra virgolette normale, fare un percorso di studi normale, elementari, medie, e fare la maestra d'arte. Io sono maestra d'arte, quindi la cosa simpatica è che una non vedente conosce l'arte. Ho vissuto all'estero, ho imparato bene l'inglese, ho vissuto in guerra in Inghilterra, ho fatto l'interprete, l'impiegata, la bibliotecaria. Il professor Coffano è stato il presidente della biblioteca con cui io lavoravo, quindi mi ha conosciuto la vedente. Intorno ai 25 anni ho cominciato ad avere problemi di cecità crepuscolare.